Le e-bike sono sempre più diffuse, soprattutto quelle urbane o da viaggio, ma pochi sanno che sono anche un ottimo strumento per restare in salute e tornare in forma nella vita quotidiana. Una persona sedentaria che non si dedica attivamente a una pratica sportiva ha maggiori difficoltà a mantenersi in salute rispetto a chi mantiene invece uno stile di vita attivo. Se questa persona però decidesse di usare una e-bike per gli spostamenti quotidiani, in breve tempo potrebbe notare dei miglioramenti a livello della funzionalità cardiovascolare, in particolare una riduzione della frequenza cardiaca a riposo e un miglioramento dei parametri di pressione arteriosa e glucosio nel sangue. Oltre a questo potrebbe ridurre l'esposizione agli inquinanti e diminuire lo stress della guida in mezzo al traffico. Allo stesso modo, l'uso delle e-bike ha un impatto positivo sulla forza muscolare, soprattutto quella degli arti inferiori. Ed è la mancanza di forza muscolare a essere strettamente correlata alla perdita di autonomia nella terza età, e l'e-bike può aiutare a prevenire l'insorgenza di questo problema. E quindi, perché scegliere un e-bike quando una bici tradizionale apporta gli stessi benefici? La differenza fondamentale sta nella fatica percepita, che è più bassa su una e-bike e quindi permette a chi la usa di pedalare più a lungo e di aumentare i benefici dell'attività fisica. Oltre a questo permette di incrementare la motivazione a pedalare con costanza nel tempo. Se decideste di acquistare un e-bike, vi consigliamo di fare attenzione a due aspetti importanti che spesso vengono sottovalutati. Partiamo con la scelta della sella. Negli ultimi anni la ricerca e sviluppo nel settore ha portato alla nascita di selle che sono appositamente dedicate alle e-bike. Le possiamo riconoscere principalmente da un rialzo nella parte posteriore che permette di restare stabili anche durante le ripartenze da fermo e così riducendo lo sbilanciamento dato dalla spinta del motore. L'altro aspetto peculiare è la presenza della maniglia integrata nello scafo della sella stessa. Questa maniglia è pensata per rendere più facile lo spostamento della bici o di posizionarla sul cavalletto. Queste sono le caratteristiche salienti di ON di Selle Royal, che consente di scegliere il modello in base alla riding position preferita, cioè l'inclinazione del busto rispetto al terreno. Non dimentichiamoci poi che la sella deve essere comoda e deve essere dotata di un gel in grado di assorbire le asperità del terreno. Inoltre dovrebbe essere impermeabile in modo che non assorba la pioggia o l'acqua sollevata dalle ruote durante la pedalata. L'altro aspetto fondamentale da considerare è la geometria della bici. L'e-bike dovrebbe essere di una taglia adeguata alla nostra corporatura. L'altezza della sella deve permettere una corretta estensione della gamba e il nostro peso deve essere ben bilanciato fra la parte posteriore e la parte anteriore della bicicletta stessa. Con un'e-bike comoda e adatta al nostro corpo, diventa infatti più facile trasformare gli spostamenti quotidiani da passivi a fisicamente attivi, senza dover poi dedicare all'allenamento del tempo prezioso in altri momenti della nostra giornata. Possiamo per esempio portare i nostri bambini a scuola in bici, evitando il traffico delle auto davanti all'ingresso che congestionano le strade intorno alle scuole. Oppure recarci al lavoro, senza sudare eccessivamente, ma avendo bruciato calorie preziose che ci permettono di mantenere un corretto peso corporeo e donano più energie al nostro organismo. Non solo trekking e cicloturismo, quindi. Le e-bike sono un'opportunità per restare sani, rispettare l'ambiente, risparmiare energia, ottimizzare gli spostamenti e divertirci nella vita di tutti i giorni. Buone pedalate!